Al centro l'ambiente, il futuro sostenibile, l'economia circolare, la transizione energetica, tutti temi di grande attualità e che richiedono sempre più l'attenzione di tutti, anche delle nuove generazioni. A parlarne nel corso dell'evento Ambientalismo Scientifico versus Fisica, da una parte il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, e dall'altra il professore di fisica più amato dagli studenti, Vincenzo Schettini, autore del libro La fisica che ci piace. In platea studenti e docenti di tre diversi istituti scolastici di Martina Franca. Credo che sia importante raccontare ai ragazzi che se non vogliamo le centrali a carbone come quella di Brindisi, se non vogliamo le centrali a gas che sono presenti sul territorio pugliese, penso a quella di Modugno, penso a quella di Candela, penso a quelle che stanno nell'area industriale di Taranto, e noi dobbiamo fare le rinnovabili, dobbiamo fare le altre energie che tra l'altro non costano nulla, sono gratis perché il sole ci cade in testa gratuitamente e il vento soffia sui nostri visi altrettanto gratuitamente. È una grande occasione. Ultimamente non solo le giovani generazioni sono molto più attente alla cultura del risparmio e a comprendere il concetto di energia di per sé, ma la stessa fisica e gli stessi fisici, le stesse comunità di scienziati hanno cercato di semplificare il linguaggio per fare sì che la gente possa capire che cos'è l'energia, come va utilizzata al meglio e come possiamo contrastare quello che viene chiamato cambiamento climatico, perché non dobbiamo dimenticare che la situazione è sempre stata nelle nostre mani e continua ad esserlo.